abbia un cuore aperto verso Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con gioia il Vangelo di questa domenica, che è Matteo 21, 28, 32. In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, Signore, ma non vi andò". Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti è venuto a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli". Amen. Carissimi amici, la parola di oggi è molto particolare. Innanzitutto è una parabola, così come l'abbiamo ricevuto anche domenica scorsa, una parabola però diretta non ai propri discepoli, agli apostoli, ma è diretta bensì ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Quindi è mirata, ha un obiettivo, ha dei destinatari precisi e questo non è da poco. Quindi non è per tutti, ma soprattutto per alcune persone. Gesù spiega quello che vuole dire con una parabola, con questo racconto, dove c'è un padre che ha due figli. Al primo dice: "Vai a lavorare nella mia vigna". Gli dice: "No, non ci vado". Poi si pente e va a lavorare. Il secondo dice immediatamente: "Sì, certo, padre, vado a lavorare", e poi non ci andò. Gesù paragona l'atteggiamento di questi due figli, che è totalmente opposto e contrario l'uno con l'altro, con l'atteggiamento di accoglienza nei suoi confronti, quindi della venuta di Gesù stesso, come figlio di Dio, come Salvatore. Gli scribi, i farisei e gente, come dottori della legge, che già praticavano il bene, una disciplina di vita di fede, secondo la legge e la Torah stessa, non hanno accolto Gesù. E sembrava che avessero detto quindi sì al progetto del Padre, ma poi quando è venuto Gesù hanno detto: "No, noi non lo vogliamo, noi non ci crediamo". Mentre invece, dice Gesù stesso, prostitute, pubblicani, persone emarginate da Israele, che immediatamente sembravano lontane da Dio, svolgere delle funzioni, dei lavori, delle professioni o degli stili di vita non conformi alla legge, loro hanno accolto invece Gesù. Vedete che noi cristiani oggi quindi siamo interpellati, così come gli scribi e i farisei, ad avere un comportamento e un atteggiamento innanzitutto di uniformità, di coerenza di vita, di disciplina di vita. Così come al mattino ci alziamo dicendo: "Eccomi Signore, io vengo per fare la tua volontà", lo diciamo anche nel Padre nostro: "Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà". Così allo stesso modo dobbiamo anche essere aperti al suo progetto, aperti al suo Vangelo, aperti alla sua parola e non allontanarci, non disprezzare coloro che Dio manda nella nostra vita, le situazioni che accadono, perché Dio è con noi, Dio non ci abbandona. Ecco l'insegnamento di oggi, quindi. La seconda lettura di questa domenica riprende proprio la lettera ai Filippesi al capitolo 2, dove Gesù, dice San Paolo, si è umiliato, si è svuotato fino a dare la sua vita sulla croce, che si chiama in greco kenosis, svuotamento. Gesù
è il modello perfetto del Figlio, che dice sì, eccomi Padre, vengo a fare la tua volontà. E di fronte alla croce non ha detto mi ritiro, non mi piace, ho un altro progetto, ma ha detto eccomi Signore, vengo a realizzare, a compiere la tua volontà. Allora oggi invochiamo lo Spirito Santo per essere come Gesù, quei figli buoni di questo Padre grande che sono pronti a realizzare il suo progetto con un cuore aperto. Vieni Spirito Santo, vieni oggi nella nostra vita, vieni oggi nella mia vita, nel mio cuore. Io voglio compiere i passi che il Padre vuole da me in questo giorno, nella mia famiglia, nel mio lavoro, nella mia vita personale, nella mia vita intima. Vieni, Signore Gesù, perché il tuo Spirito possa aiutarmi a seguirti, perché il tuo Spirito Santo possa creare in me un cuore nuovo, un cuore aperto e desideroso di realizzare, compiere la tua meravigliosa volontà per me e per la mia vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è abbi un cuore aperto verso Dio. Apriamo il nostro cuore a Lui, lasciamoci trasformare da Lui e vedremo cose grandi nella nostra vita. E la preghiera ci aiuterà a sperimentare la misericordia meravigliosa di Dio nel suo progetto. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oase di Biella. A domani, ciao! Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.